buongiorno, è Supertina lei? Sì, sì, io sono Supertina dell'Ecocentro, mi dica. Sono Francesco. Buongiorno. Ieri a casa mia abbiamo festeggiato l'anniversario di matrimonio dei miei genitori. Auguri, auguri, auguri. Grazie, grazie. Mio babbo ha organizzato un barbecue in giardino. E già eravamo preoccupati per lui, perché lui non sa proprio cucinare. Meno male che non ha messo fuoco, mi dica, mi dica. Ma sembrava molto serio e le prime bistecche erano molto buone. Caspitina, sono contenta per voi. E dunque, cos'è successo? Come mai mi ha chiamato? Non capisco. Purtroppo si è distratto facendo quattro chiacchiere con gli ospiti. E le bistecche si sono carbonizzate. Caspitina, che dispiacere, tutta questa carne, che peccato, che peccato. Alla fine nel barbecue c'era tantissima cenere della legna e tante bistecche, purtroppo. Allora, sai cosa mi chiedi? Cosa devi fare? Dove le devi buttare queste cose? Sì. Ah, benissimo. Allora, ascolta bene. Dunque, la cenere, devi intanto farla raffreddare per bene, perché sotto è calda, quindi dopo che è ben fredda, può essere buttata nel secco, di volta in volta, un pochino per volta. Ci sei? Sì. Oppure è un ottimo concime. E lo puoi mettere insomma nelle piante, nelle... Però aspetta, la cenere cosa ti ho detto prima? Forse ho sbagliato. Ti ho detto che la potevi buttare nel secco, mi sembra, vero? Sì. No, scusami, ho sbagliato, la devi buttare nell'umido, di volta in volta, piccole porzioni. Ok. Va bene? Sì. Hai capito? Sì. È un ottimo cucine per le piante, quindi la potrai usare, però io la userei così. Cioè, l'avete il cortile, mi hai detto che avete sì, un barbecue, sì. Quindi sicuramente avete delle piante. Sì. Ok, la puoi usare come concime. Va bene? Tutto chiaro. Arrivederci. Arrivederci, Francesco, arrivederci.